Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video, nuovo inizio settimana. Lì c'è un pupetto che sta già girando un pochettino per casa, abbiamo fatto colazione. Io ora do un attimo una sistemata alla camera da letto, cioè praticamente rifaccio solo il letto e riordino un attimo la scrivania. C'è Tommy che continua ad andare a disturbare il papà che sta lavorando e dopo apriamo un super pacco insieme che è arrivato questo weekend con tante cosine che ho preso per Tommy, quindi non vedo l'ora di vedere quello che ho scelto, anche perché ho resistito. Questo weekend lo avevo in casa, però volevo proprio aprirlo, diciamo, in diretta insieme a voi, quindi è ancora chiuso. Andiamo a fare il letto, Tommy. Vieni, aiuti la mamma. Vieni in camera. Andiamo. Questo sarà meglio toglierlo il vaso perché Tommy gli ha già fatto fare una brutta fine. È caduto per terra tipo due volte finché il vaso si è rotto. Infatti, in realtà dovrei buttarla, però mi spiace. Infatti, stavo pensando di vedere se in caso ho una cesta che si può utilizzare anche come portavaso, cioè come vaso portapianta. Però non ho ancora avuto tempo di guardare, no. Il braccialetto della mamma in bocca magari no. E quindi per questo motivo è ancora qua. Ovvio che se non trovo nulla mi spiace buttarla, però così insomma è inguardabile. Più che altro paura che magari possa farsi male, anche se in realtà non taglia perché è plastica, però si sa mai. Mettiamolo qui e facciamo il letto. Mi aiuti a riordinare, Tommaso? Aiuti la mamma stamattina? Così poi apriamo i tuoi regali? Dai, che bell'idea! Vieni a aiutarmi, che facciamo il letto. 1, 2, 3. Allora, bravissimo, così mi aiuti per bene. Pronto? Tira, tira bene le lenzuola. Tira, tira bene le lenzuola. Bravo, mi raccomando, stendi bene le lenzuola. Tirale bene, bene. Bravo, i cuscini li mettiamo dopo, alla fine. Dai, tira, tira bene. Piega. Grazie. Si piega, così. E si tira bene, bene. Bravo, poi sotto il materasso. Facciamo anche da questa parte. Guarda. Alziamo la terrazza e sotto. Sistema questo, sistema il cuscino. 1, 2, 3. Bravo! Questo? Vai. 1, 2, 3. Bravo! Abbiamo praticamente già finito. Hai visto? Abbiamo fatto. No, il vaso no, amore, non rompere quello, ti prego, quello no. Quello no, quello no. E grazie al mio super aiutante il letto è praticamente fatto. Oggi voglio proprio farvi vedere momenti della giornata molto semplici, proprio vita quotidiana con Tommy. A volte anche semplicemente fare il letto è un po' complicato. Oggi invece abbiamo collaborato insieme e siamo stati super veloci. Batti il 5. Cosa vuoi dire? Ora una veloce riordinata. Vieni alla mia scrivania che fa pietà. In questi giorni fa proprio pietà. Di aprire il mega pacco. Ho fatto un super ordine su Temu, il secondo ordine, anzi in realtà questo è il terzo perché anche se ho ordinato due cosine qualche settimana fa.
apriamo e vediamo un po' come sono le cose. Tommy, vieni a vedere, guarda, guarda qua. Continuo ad andare da ste stamattina. Vieni a vedere quante cose sono arrivate. C'è qualcosa per Tommy qua. Ok, partiamo. Direi di partire da questo. Tra l'altro tanti articoli, non tutti, ma la maggior parte arrivano con questi sacchetti. Io devo dire, utilizzo poi... ad esempio per organizzare le valigie, mi ci trovo bene. Allora, lampada, questa in realtà è l'unica cosa, credo, di aver preso per la casa e non per Tommy. Non mi ricordavo neanche più. Ah, è da montare. Nel frattempo Tommy sta svuotando tutta la... la cesta della biancheria sporca. Comunque, pazzesca questa lampada. È bella pesante. Non pensavo, sinceramente. E invece è super belle. Sono quelle che si accendono premendo il tastino sopra. Cambia anche l'intensità della luce. Quindi luce fredda, luce bianca e luce calda. Non so se in videocamera rende. Stupenda! Vi lascio ovviamente il link di tutto qui sotto in descrizione. Prossimo sacchettino, vediamo un po' cosa c'è qui. Partiamo da questo, Tommy, che sicuramente ti piacerà un sacco. Gli ho preso un simile telecomando in silicone, perché lui è fissato con i nostri telecomandi. Quindi gli ho preso questo, con i vari tastini, c'era in vari colori. E poi c'è l'orsetto molto bello. Guarda Tommy, guarda. Poi ho preso, ah sì, questo, che è un'altra cosa che non servirà a Tommy ma che serve a me, per pulire. Ho visto che lo utilizzano per pulire, avete presente le fessure delle finestre dove magari c'è anche la zanzariera? E si mette sempre allo sporco, perché faccio fatica a rimuovere. Tutti questi tagli nella spazzolina si riesce proprio ad infilare e passare tutte le fessure. Lo proverò, poi vi farò sapere come mi trovo. Però secondo me potrebbe darmi grandi soddisfazioni. E costava davvero poco, perché una cosa di Temu è che tante cose hanno un prezzo davvero super super conveniente. Magari le stesse cose uguali si trovano su Amazon, attento, a prezzi proprio molto più alti. Come ad esempio anche le protezioni per gli angoli, gli spigoli, perché adesso lui va in esplorazione in casa, e quindi ho preso questa confezione da 20 pezzi. Sono proprio delle protezioni in silicone da applicare agli angoli dei tavoli, della cucina ad esempio, dell'isola, anche se è un po' più alto, quindi lì non ci arriva. Comunque per tutte quelle cose che hanno gli spigoli, quindi possono essere pericolose se ci picchiano con la testina o se cadono, almeno c'è una sorta di protezione. Cosa è successo? Vieni. Vieni, vieni. Mano, la mano. Guarda un po' cosa c'è. Guardate qui cosa ho preso. Perché il signorino, fra non molto, compirà un anno. Ho visto questo cappellino. In realtà me lo aspettavo decisamente più grande. Cioè, non enorme, però me lo aspettavo più grande di questo, che invece è un po' piccolino. Guardate, guarda, guarda, wow, primo compleanno. Devo dire che gli dona anche molto. Ma che bello. Piccola interruzione, perché è un po'... con il raffreddore un po' infastidito. Adesso è andato un attimo a giocare con la cuginetta, quindi proseguiamo. Dicevo, cappellino, me lo aspettavo più grande, però poi in proporzione alla testa dei bimbi di un anno ci sta assolutamente. E c'è ovviamente anche con altri numeri. Molto carino per magari scattare qualche foto in occasione proprio del primo compleanno. Poi andiamo avanti. Qui invece, qui c'è un giochino per Tommy. E ho preso per lui questo gioco in legno,
che in realtà è un puzzle con gli animali. Lo apro così ve lo faccio vedere meglio. Ed eccolo qui, praticamente si toglie l'animaletto e il bambino deve riposizionarlo nel posto corretto. Molto carino, bello davvero questo. Poi qui altri due giochi per Tommy. Stavolta ho voluto provare un po' di giochini e ne ho presi due. Allora, il primo è questo. Sono molto curiosa di vedere come si comporterà quando lo vedrà poi all'opera, perché si tratta di un granchietto. Ed eccolo qui, non so se è già... No vabbè, praticamente, aspettate che stengo, questo è un granchietto che si appoggia sul pavimento e con le zampette si sposta per casa, quindi in teoria serve anche per farli muovere per casa seguendo insomma questo granchietto che va un po' qua e là. Poi altro giochino, innanzitutto suona semplicemente muovendolo, quindi già Tommy so che piacerà molto, e poi ci vuole un po' più di concentrazione anche qua, ad esempio, che gli spazi sono più piccoli, per entrare con le dita e recuperare i giochi. Molto bello anche questo. Poi all'interno di questa scatola invece c'è una lavagnetta che ho preso per mia sorella, ora ve la faccio vedere. Si tratta di un planning settimanale, poi qui in alto non so se vedete, ma ci sono scritti tutti i mesi, quindi si spunta il mese corrente e si appuntano insomma tutti gli appunti, tutte le note che vogliamo ricordare della settimana. Ci sono i pennarellini, ma in realtà le lavagnette sono due. Questa invece è disposta in modo differente, quindi con più spazio nei vari giorni, ed è molto molto carina anche questa con le calamite, quindi volendo si possono applicare anche, non so, al frigorifero. Spero che gli piacerà, lei ama tutte queste cose un po' di cartoleria, planning, cose per organizzarsi la settimana, quindi secondo me potrebbe piacerle. E poi ultimissima cosa, che l'ho tenuta per ultima perché era quella un pochettino più ingombrante, ho preso sempre per Tommy, ma va, questa trapuntina per il suo lettino. Guardate che meraviglia. Allora, innanzitutto è davvero molto pesante, da una parte è gialla e dall'altra parte invece c'è tutta la fantasia degli orsetti, c'era anche con il coniglietto molto molto bella, e questa appunto l'ho pensata per questo inverno da mettere nel suo lettino, quello che teniamo in camera insieme a lui. Super super bella, super calda, sembra proprio tenere molto caldo, mi piace la fantasia, è rifinita molto bene, un super prodotto anche questo. So che in tante avete amato la vaschetta e l'avete acquistata, o anche il cuscino della Trip Trap, e secondo me anche questa trapunta vi piacerà un sacco. Sono rimasta molto soddisfatta da tutte le cose che ho ordinato, anche la lampada, ragazze, pazzesca, non pensavo, non me l'aspettavo così bella, devo essere sincera. Se vi può interessare, io qui in info box vi lascio anche un codice sconto da utilizzare se volete fare il vostro primo ordine su Temu, o non so, se avete già ordinato, volete acquistare qualcos'altro, c'è uno sconticino che vi lascio qui. Guarda! Ti piace? Che bello! Ti piace? Calze nere, giustamente. Metti dentro la manina. Dai, dai, provaci. Cos'è questo? Pronto? Preso! Oh oh! Oh oh! E ora momento pappa per Tommy. Oggi ho preparato per lui
Chi non ha più pazienza. Un attimo, tieni il gioco intanto. Ho preparato per lui la pastina e alterno ovviamente diversi tipi di pasta, e non sempre mangio la pasta. Oggi la mini pasta alla fattoria, tra l'altro è molto carina perché appunto ci sono gli animaletti. E poi il passato di zucchina, che sto facendo scaldare leggermente perché l'avevo preparato ancora ieri. Nel frattempo lui, guardate cosa ha imparato a fare. Ha imparato con le manine ad attaccarsi al cassetto, tira e si avvicina all'isola in autonomia. Vero? Ecco, infatti. Nulla. Pappa praticamente pronta. Impiattiamo e mangiamo. Pastina pronta, lui tra l'altro quando vede che la pappa è pronta inizia a lamentarsi che vuole ovviamente mangiare. Mettiamo la bavaglia perché altrimenti quella maglia bianca diventa verde in 2 secondi. E buona, buon appetito. Buona? C'è un profumo buonissimo. Ecco, no! Bene, ogni giorno così comunque, ogni giorno. Proprio vita quotidiana, ve l'ho detto, oggi vi faccio vedere tutto quello che succede, che spesso non vedete. Mi ero dimenticata di farvi vedere anche questa tazza che ho preso sempre su Temu di Halloween con le zucche e i fiorellini, guardate che meraviglia, è in vetro con il tappo con il coperchio in legno e la cannuccia sempre in vetro, è fatta davvero davvero bene. Ora mi sono preparata questa bevanda alla nocciola con la macchina del caffè che bevo volentieri dopo pranzo. Adesso la mamma ti porta dalla nonna. Adesso lo porto da mia mamma perché io oggi devo lavorare un po', fare delle cose di cui dopo più avanti vi parlerò se tutto va in porto come spero. Quindi oggi pomeriggio di lavoro e per riuscire a lavorare tranquillamente lascio Tommy da mia mamma, così me lo guarda lei questo pomeriggio. Buonasera, siamo a casa, Tommy è tornato a casa e stiamo un po' giocando con, anche con Joy, vero? Che vuole giocare con la pallina. Signore e signorino, gli facciamo vedere che fai i primi passettini, che sai stare da solo un po' in equilibrio. Lasciala, bravo! Solo, solo, vai su! Solo, 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 solo! Olè! Bravo! Ci andiamo a fare un bel bagnetto! Un bel bagnetto caldo! Perché si sono abbassate anche le temperature! Stasera mi sono messa la felpina sotto alla tuta che avevo, che indossavo oggi. Così bagnettino caldo, pigiamino perché siamo anche tutti sporchi, poi via a letto. Ah, Tommy, che dici? Tommy è andato dagli zii un attimino, che abitano proprio qui accanto a noi perché sono due case bifamiliari sostanzialmente, quindi siamo proprio vicini e tutte le sere vengono loro a vederlo, oppure va di là un pochettino, così noi abbiamo 10 minuti, mezz'ora, dipende, di tranquillità, perché ultimamente cioè non sta fermo un attimo, ha un'energia pazzesca, dorme pochino perché dorme, sì, fa un pisolino ogni tanto, non sempre al mattino, e poi vabbè uno al pomeriggio, quello sì sempre, però non lunghissimo, quindi ha una, cioè noto proprio questa super energia, poi quando è ora di dormire poi si addormenta anche abbastanza velocemente.
però tira anche alle 10 di sera, quindi di energia ne ha da vendere. Detto questo, appena torna facciamo assolutamente il bagnetto, 10 minuti giusto per pulirlo un pochettino e per farlo rilassare, pigiamino e nanna. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Voglio tornare qui su YouTube più costante rispetto ai video che sto facendo ultimamente, una volta alla settimana. Forse adesso questo è dopo 2 settimane dall'ultimo caricamento, quindi voglio tornare più attiva anche qui. Vediamo se riesco ad organizzarmi anche con YouTube. Detto questo, vi auguro una buona serata e al prossimo video. Ciao! Comunque da quando abbiamo preso il divano qui, fantastico, lo utilizziamo tantissimo, quindi contentissimi della scelta fatta.